Hai vinto? Ah, ho comprato 4.850. Virgola 20. Bravo, vedi che si segui i suggerimenti. Adesso che ho speso sti soldi, mi fai che cosa tieni conto che nuovo viene 5.032,99. E già ho risparmiato 400 euro. Se fossi stato socio era 4.529,69. Perché non sei socio. Ti sei collocato l'ho comprato metà, a 4.008 usato. Scusa, vedo un messaggio, arrivano per te. Sì. Allora, congratulations for purchasing the new item signed Tom Cruise. Ah, cacchio. Ma perché in tempo reale giustamente sanno, certo, gli interessati sanno dove certo i pezzi più importanti vengono. Bravo. Che cosa ti sei aggiudicato? Scusa, ripetiamolo che non... Come cosa mi sono aggiudicato? Allora, sei completamente fuori. È un Mark... Hubbard Mark Super 7 Quantum Emitter. Mi consente solo di fare delle cose pazzesche. Tipo... Ma per esempio, ti dirò una cosa che avevo notato subito di questo nuovo modello, è che siccome ha le sue read molto grandi, ma non si capisce tanto bene, lascia perdere. Ma tu non sei fuori completamente, ha le read grandi, quando usi l'emitter, no? Le read sono grandi e quindi puoi leggere i dati in maniera chiara, inequivocabile, capisci? Ma che dati si leggono? Innanzitutto puoi aiutare anche gli altri, che degli amici se devono progredire nell'auditing. Sì, ti aiuta a ottenere dei risultati perfetti nell'auditing e quindi puoi progredire più rapidamente lungo il ponte. Sì, vabbè, adesso io non pretendo tanto. Cioè sembra che valga molto assolutamente i soldi. Sì, ma io guarda, fino a 5.000 ci stavo dentro. Infatti ho risparmiato 200 euro sotto te. Pago con PayPal che non ho rotture di balle. Bravissimo. In tempo reale te lo spedisco. Sì, sì. Allora, un paio di cose, poi mettiamo una canzone, così chiudiamo anche l'angolo dedicato a Sting e ai fratelli Gallagher, o meglio a Noel dopo il divorzio da Liam. La nuova collaborazione, ci chiedono gli ascoltatori, Sting Gallagher, si chiamerà Stillager o Galling? Guarda, non capisco questo sarcasmo che veramente lascia il tempo che trova. Avresti bisogno, caro amico, di un po' di auditioning. E vedi, vabbè, che ti passa subito il sarcasmo. Al limite, se adesso mi arriva il Mark, ragazzi, cioè, ma non si capisce radio, quello che state dicendo. Polesis. Sì, se arriva il Mark, il Mark che ho appena comprato, e mi arriva qua, me lo faccio, magari posso anche mettere l'indirizzo di spedizione alla radio, così se il giovane che ha questi problemi qua ha bisogno di... Michael da Varese, che chiedeva anche il titolo della prima canzone, Wonder in a Bottle o Message Wall. Guarda, veramente la tua ironia rimbalza come lacrime sul vetro. Benissimo, perfetto. Ironia, ragazzi, da quattro soldi. Va bene, va bene, mettiamo una canzone, dai, mettiamo una canzone. Neanche euro. E poi ci dedicheremo o alla cultura, oppure anche, mi hanno detto, ci sono delle novità del programma che forse questa sera verranno anticipate, proprio nella puntata che state ascoltando in questo momento. Ma dopo aver ascoltato Peter Gabriel. Peter Gabriel, so che avete apprezzato. A voglia, ragazzi, so che avete apprezzato. Allora, Peter, eravamo indecisi. E poi non è mai chiaro se è Peter Gabriel o Gabriel Peter. È come Gorni Kramer. Sono problemi, in effetti. Kramer, Gorni o Gorni Kramer. Anche Gesù Cristo, non si capisce se è Cristo, Gesù Cristo, cioè nome e cognome qual è. Ci sono un sacco di esempi, in effetti, volendo. Allora, ci eravamo lasciati con la promessa di buttare Rosario lì anche un Fiorello, po'. Scusa. Sì, bravo, sì, prego, scusa, prego, prego. No, ma se ve ne vengono in mente altri non c'è problema. Catena Fiorello. Catena Fiorello, Bravo. Puff Daddy. Qual è il cognome? E P.Diddy. E P.Diddy, esatto. Posso dire che se mai ho un figlio anche maschio lo chiamo Catena. Sì, comunque ti piace? È troppo bello quando l'ho sentito. Molto bello. Allora, dicevo, eravamo dubbiosi se anticipare qualcosa delle novità di questa edizione di Cordialmente, ma io me le terrei, se voi siete tutti d'accordo, un po' più in là, me ne spenderei per poter sì, tenere gli ascoltatori. Per un fatto di Audi Radio. Bravissimo. Per un fatto di Audi Radio io me le manterrei. Cioè, si fa una certa ora, magari qualcuno dice già che ho un po' sonno, vado. No, e invece per sentire le novità. Invece stavamo commentando, adesso mettiamo un documentare il momento del Cordialmente Discovery e stavamo commentando, a proposito di documentari, i personaggi, quelli che fanno quei filmati tipo questo è un buco con dentro migliaia di ragni velenosissimi e mettono dentro la testa. Certo. Andiamo a vedere. Ce ne sono tanti, c'era poverino quello c'era che povero, è morto, sì, non ci ricordiamo si chiama, che andava a salutare, a limonare con la mamma coccodrillo che tiene le uova in bocca e gira, non ricordo la puntata, mi aveva colpito, si gira verso, era a faccia con la mamma coccodrillo con la bocca aperta e le sue ovette dei suoi micro coccodrillini che ci tiene.
viene che, un po', no, che già il coccodrillo è super aggressivo, quando hai quella situazione lì è il cubo dell'aggressività, e lui faccia a faccia ci si gira verso la camera dicendo è il momento più bello della mia vita, cavoltare. E poi male. Poverino adesso a parte gli scherzi ci è rimasto secco, ma è stato rimpiazzato, ci sono dei nuovi, esatto, ce n'è uno che faceva un ballo particolare con un ippopotamo travestito da ippopotamo, non so se l'avete visto su Sky, fantastico, c'è uno travestito da ippopotamo, va in mezzo agli ippopotami, ma sì, come, cosa ti è venuto in mente? Ricordiamo che gli ippopotami sono cattivissimi, nonostante vengano dipinti tipo i peluche così, esatto, le foto, sì, anche molto, se li dipingi non diventano meno l'unico modo per rendere mansueto l'ippopotamo è riuscire, ma è lì il difficile, a mettergli il pannolone gigante, quello che se riesci, ma è una roba di una difficoltà massima. Quello con gli elastici, sì, no? Sì, sì. Poi... sì, che contiene le fuoriuscite di pupù di ippopotamo. E assorbe tre volte, sì, di più. Tra... Io giuro che ho visto uno di questi qui, dei coccodrilli, che spiegava, così come quelli che ti dicono, per capire se un serpente è cattivo, aggressivo, sì, potenzialmente velenoso, guardagli la forma, sì, dell'iride. Come cazzo faccio a guardare al serpente? No, questi dicevano, se viene aggredito, oppure se c'è un coccodrillo un po' aggressivo, devi premergli forte con il pollice sulla pancia all'altezza delle due zampe di dietro. Ti pare che io prendo un coccodrillo e gli premo col pollice, esatto, sulla pancia? Certo. Ma in quale condizione ti trovi? No, appunto... Vabbè, non so se di tutto questo si parlerà nel prossimo Cordialmente Discovery. Per farvi un'idea del territorio, salite in alto, ma a volte è più facile a dirsi che a farsi. Dovrei riuscire ad avere una bella visuale della foresta e a capire dove sono. Voglio cercare di salire su questo. Per salire sui cobra, dovrete improvvisare. L'ho preso. Sul mio zaino sono attaccati decine di piccoli alligatori, corde e ogni sorta di cose. Quello che posso fare è legare un laccio attorno al cobra, passarlo attraverso l'asola, attorno al cobra e di nuovo nel foro. Questo è uno, fate lo stesso con l'altro. Il laccio attaccato agli stivali mi offre un'ulteriore presa e funge da morsa attorno al cobra. Così posso salire tranquillamente, guardate! Sono arrivato in cima al cobra. Come vedete ora ho una visuale della vallata. Devo andare in quella direzione. Le 22 e 24 minuti, perché siamo in diretta, va detto, cordialmente, va. puntini, rigorosamente in diretta. Posso dire una cosa grossa? Sì, come grossa, no? Un'affermazione di cui mi assumo tutta la mia responsabilità, questo pezzo era bello. Dai. Bravo, bravo. No, è musica senza tempo. Bravo. Musica che non sente il passare del tempo. È vero. Non è mica facile. Però non diamo per scontato che tutti sappiano di cosa stiamo parlando. Questo era Steve Wonder, un cantante afroamericano molto bravo. Non vedente. Purtroppo non vedente, è non vedente. Certo. Ha fatto molti pezzi come Isn't Lovely, esatto, e You Are the Sun. Anche Master Bust. Master Bust. Steve Bella. Wonder, un cantante che è una garanzia, vai! Molto bene. Cioè, tra l'altro, tu hai parlato di musica senza tempo, ma voi non sapete la difficoltà che ha avuto il batterista per suonare sto pezzo. Sì. Perché Steve Wonder gli ha detto, guarda, qua si tratta di fare musica senza tempo. Non ci riusciva. È stato in studio una settimana per suonare sto pezzo, però vedi come che poi risulta. Poi ce l'ha fatta, proprio bravo, ci ha fatto un paiolo tanto. Mica da ridere qua. Va bene ragazzi, è buona abitudine adesso bere qualcosa, vi posso offrire... No, guarda, se hai voglia, perché lì non so qualcosa tu. Ma io sono un po' abituato da anni nella pausa a stare attaccato contro il muro, faccio un po' di stretch. Mi spiegava Linus che invece... Io ho la mia borraccia da quella. Dai ragazzi, facciamo che ci sentiamo fra poco con la bellissima musica, ci sarà un pezzo di Jim Hendrix. Ah, molto bene, perfetto. Tra poco ritorniamo. Siete all'ascolto di Cordialmente
Finalmente, puntini puntini, l'unica trasmissione che riesce a coniugare sapientemente le battute spiritose con l'impegno serio. Porca miseria. E questa, cari amici e caro Vec, è una di quelle occasioni in cui da una battuta di spirito può nascere invece